Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo episodio di Weird News. Il primo episodio vi è piaciuto tantissimo, dunque continuiamo. Premetto che in questa puntata ci saranno delle notizie veramente succose e soprattutto molto tecniche, anche se come ho detto in questa serie non voglio essere troppo pesante, dunque quando ci saranno delle notizie un pochino troppo tecniche, un po' troppo da smanettoni, tenterò di girarci intorno senza farvi una testa così di informazioni. Quindi mi sembra giusto partire con una notizia un po' più leggera. Innanzitutto vi ricordo che Apple recentemente ha chiuso le firme di iOS 8.1.2. Dunque, tutti coloro che attualmente sono su iOS 8.1.3 sfortunatamente non possono più fare il downgrade. Dunque, se il vostro desiderio è fare il jailbreak di iOS 8.1.3, non potrete più fare un downgrade, quindi non vi resta altro che aspettare che esca appunto un nuovo jailbreak. Io come tempo direi minimo un mese. Prima di un mese, secondo me, non usciranno nuovi jailbreak. Passiamo alla prossima notizia, che invece è molto interessante. Sempre riguardo il jailbreak, tutti voi conoscerete Tig. Tig è quel programma che permette il jailbreak untethered di tutte le versioni di iOS 8. Ebbene, un ragazzo su internet lo ha decompilato, quindi ha letteralmente smontato, detto in parole povere, il programma, accedendo a tutte le risorse, tutte le librerie e quasi tutte le sue linee di comando. Dunque è riuscito in poche parole a capire a livello tecnico come funziona il jailbreak di Tig e ha deciso di scriverci un bell'articolo. Ha scritto un articolo in cui spiega passo passo come fa Tig ad eseguire il suo jailbreak, il che è una cosa veramente interessantissima, soprattutto perché ormai i jailbreak hanno sempre lo stesso ciclo, cioè cambia il modo nel quale ottengono i risultati, ma i risultati standard che devono ottenere sono sempre quelli. Ora io ve la sto facendo molto semplice, nonostante l'articolo sia scritto molto bene in parole molto chiare, comunque resta di un livello tecnico molto alto, dunque se non siete esperti in questo campo probabilmente leggendo quell'articolo non capirete niente, ma comunque io ve lo butto lì. Sono due parti, ovviamente in inglese, ve le lascio in descrizione. Ovvio che, come ho già detto, per capirlo dovrete avere dimestichezza con l'eBay Mobile Device e tutti i vari componenti interni di iOS. Se volete dateci una lettura, è sempre lì. A me personalmente è stato molto utile a capire un pochino un processo standard di jailbreak, quindi capire ogni volta che si vorrebbe creare un jailbreak untethered cosa bisognerebbe cercare di ottenere. Diciamo che secondo me questo articolo appunto serve per chiarire le idee a chi appunto è in grado di comprenderlo su quali sono gli step base per creare un jailbreak, cioè cosa bisogna cercare, perché cercare è un conto, ma se tu non sai cosa devi cercare non puoi neanche cercarlo. Quindi ripeto per l'ennesima volta, date un'occhiata a quell'articolo, potrebbe accendervi qualche lampadina. E alterniamo a una notizia molto più leggera. Da poco è circolato su internet la preview del tweak Velox 2. Velox è stato un tweak che ha fatto la storia, secondo me, in iOS 6, poi purtroppo non è stato mai aggiornato, quindi non è mai stato reso compatibile con iOS 7, ma a quanto pare tra poco tornerà in versione compatibile con iOS 8. Io ovviamente non posso mostrarvi dei video perché violerei il copyright, vi mostro dei semplici screen, delle semplici foto del tweak Velox 2, in quanto purtroppo non è ancora in mio possesso, non è ancora uscito per il pubblico. Io appunto posso solo mostrarvi delle foto. E per chi non lo sapesse o chi non se ne sia già accorto, Velox o Velox 2 è un tweak che permette di attivare dei widget interattivi partendo dall'icona di un'applicazione. Dunque, restando nella schermata home, basterà interagire con l'icona di un'applicazione e verrà attivato un widget relativo a quell'applicazione. Ovvio che è un po' difficile da spiegare a parole, ma sicuramente dai vari screen lo avrete capito, quindi sono molto ansioso di vedere in azione questo Velox 2. Purtroppo non ci sono ancora dettagli su quando verrà rilasciato al pubblico. E voglio chiudere questo episodio di Weird News con una notizia che veramente scriverà la storia dell'hacking di iOS. Infatti da poco tempo il cavo Lightning USB di Apple è stato violato. Cosa intendo per violato? Dunque, facciamo un passo indietro. Quando Apple non aveva ancora il cavo Lightning USB, ma aveva ancora il cavo dock a 30 pin, quello che ha smesso di esistere dall'iPhone 5 in poi. Infatti fino all'iPhone 4S i dispositivi Apple usavano
usano questo metodo per comunicare via USB, il metodo 30 pin dock, appunto con il vecchio cavo che i veterani ricorderanno. Quel cavo ai tempi era violato. Cosa significa violato? Significa che tramite una procedura molto complessa, nel senso bisognava smontarlo, saldarlo ad altre parti, per cui questo cavo modificato era in grado all'utente di fornire i risultati seriali di debug di tutto quello che avveniva sul dispositivo. Cosa significa questo? In termine tecnico si dice reading serial over USB, cioè leggere le informazioni seriali tramite l'USB. Questa è una risorsa importantissima per chi vuole effettuare il kernel debugging, cioè chi vuole trovare dei bug sul kernel appunto per poi sfruttarli per creare degli exploit, dunque un vero e proprio jailbreak. E questo si poteva fare con i cavi dock 30 pin, erano stati violati, si era trovato il modo di obbligarli tra virgolette a restituire un output serial. E quindi molti jailbreak del passato erano stati facilitati dall'uso di questi cavi seriali. Purtroppo, da quando Apple ha rilasciato il nuovo cavo Lightning a 9 pin, questa tecnica non è più stata possibile, in quanto non si è mai trovato un modo di violare questo nuovo cavo Lightning. E quindi i jailbreak senza l'ausilio di questo serial cable potrebbero diventare molto più difficili. Da poco tempo, come vi ho detto, è stato violato anche il cavo Lightning. Già su internet compaiono i primi modelli di cavi Lightning violati che si possono acquistare, quindi da adesso in poi è possibile leggere anche sui nuovi dispositivi Lightning serial over USB, che è una figata, passatemi il termine. Ovviamente soprattutto io, che comunque ho abbastanza dimestichezza in queste cose, io non so praticamente niente sulle informazioni seriali, quindi anche per me sarà un incominciare da zero, però molto probabilmente io acquisterò questo cavo perché sono veramente troppo curioso di smanettare con le informazioni seriali sui dispositivi Lightning. In particolare volevo soffermare la vostra attenzione su un video, il video dimostrativo di chi ha creato questo cavo, di chi ha scoperto come violare questo cavo, che tramite appunto questo cavo seriale Lightning collega il suo iPhone al computer e dalle informazioni seriali, come vedete, compaiono tutte le informazioni di avvio. Dunque potenzialmente questo cavo non funziona soltanto via kernel, quindi quando il dispositivo è già avviato, ma potenzialmente potrebbe funzionare anche su iBoot, quindi dare tutte le informazioni di debug che esegue il bootloader dell'iPhone, quindi a un livello ancora più basso, il che è veramente fantastico. Quindi vi terrò aggiornati sugli sviluppi. Tra le altre cose, lo sviluppatore di questo cavo ha detto che, appunto, in primis, se volete seguirne gli sviluppi potete seguirlo su Twitter, vi lascio il suo account Twitter in descrizione e li dovrebbe twittare appunto riguardo novità. Comunque anche io, quando ci saranno novità o semplicemente quando mi deciderò a comprare questo cavo seriale, vi aggiornerò ulteriormente. Mi sono accorto che dopo avervi spiegato tutto questo non vi ho detto una cosa. Concretamente, cosa potrebbe voler dire da adesso in poi questo cavo Lightning seriale? Questo può semplicemente voler dire che faciliterà di molto la scoperta dei jailbreak. Ho detto faciliterà, non ho detto troverà un jailbreak in automatico. Infatti questo cavo è semplicemente un aiuto. Però è ovvio che i messaggi seriali vanno interpretati e nel campo dell'hacking di iOS non sono tutto. Però sono sicuramente un solido aiuto e soprattutto una solida base da cui partire. Quindi ragazzi, questo episodio di Weird News finisce qui. Anche questo episodio bello carico di notizie. Sono veramente contento di questa serie perché effettivamente è una bella idea. Su Twitter ci sono veramente moltissime informazioni che non giungono alle orecchie degli utenti e io sono qui per portarvele. Detto questo ragazzi, se questo video vi è piaciuto continuate a farmelo sapere lasciando un bel pollice in su. Seguitemi su Twitter, Facebook e Instagram. Tutti i link ve li lascio giù in descrizione. Ma soprattutto la cosa più importante, iscrivetevi al mio canale, un grande saluto, ciao a tutti!